Grazie Presidente. Colleghi Sottosegretario, la mozione di SEL, come è stato riconosciuto anche in alcuni degli interventi, fa uno sforzo grande, io credo, per riportare l'attenzione non soltanto al tema dello sviluppo, a quello dell'occupazione, ma anche a quello della politica industriale. Questo lo dimostrano alcuni interventi che ci hanno preceduto e hanno preso la nostra mozione come riferimento per la discussione. Lo dimostra anche l'intervento che ha fatto il sottosegretario, che ha ripreso alcune delle questioni che noi abbiamo citato nella nostra mozione. Ora, ci fa piacere che finalmente il lavoro abbia acquisito una centralità nel nostro dibattito che era mancata nei mesi passati, anche perché è un tema che riguarda circa 9 milioni di nostri concittadini, tra coloro che cercano lavoro e non lo trovano, tra coloro che hanno smesso di cercarlo e tra coloro che hanno salari talmente bassi che se anche lavorano non hanno risolto il loro problema esistenziale. Ora, in una fase, diciamo, di crisi come questa, che colpisce particolarmente il mondo giovanile, il punto è se le ricette che sono state portate avanti fino adesso sono sufficienti. Il punto è se pensiamo di rispondere a questa grave crisi solo con un certo tipo di politiche in continuità con quelle che sono state fatte fino ad oggi. Ora verificheremo, leggeremo con attenzione le proposte che verranno dal Partito Democratico. Fin da subito noi crediamo che non sia più sufficiente il libero mercato o il mondo dell'impresa lasciato a se stesso a rispondere a questa crisi. E pensiamo che sia fondamentale un intervento pubblico, come avviene in tutte le fasi di crisi rispetto alle quali bisogna dare una risposta molto forte. Noi siamo dell'idea che sia l'occupazione a generare sviluppo e non il contrario. Pensiamo che debbano essere ribaltate le politiche europee che sono state portate avanti in questi anni, laddove l'austerità è diventata recessione. Noi crediamo appunto che nei momenti di crisi o si risponde con grandi rivoluzioni di carattere tecnologico e innovativo, o si operano politiche fiscali davvero efficaci, che però sono fino adesso mancate, oppure l'alternativa è che lo Stato diventi anche datore di lavoro. E noi pensiamo, e l'abbiamo già proposto, a una sorta di Green New Deal italiano che tenga insieme lo sviluppo del nostro Paese, la manutenzione del nostro territorio e che quindi faccia ripartire in maniera virtuosa il nostro Paese. Ora, io vorrei ricordare qui a tutti noi che il lavoro è un diritto sancito dalla Costituzione, che ne prevede anche la promozione effettiva da parte della Repubblica. E questo lo vorrei ricordare perché prevede anche che sia giustamente retribuito il lavoro, che il lavoro sia dignitoso. E io credo, ho la sensazione, che di leggi anticostituzionali in questi anni ne siano state fatte non solo in materia elettorale, ma anche forse in materia di lavoro, laddove appunto questi principi sanciti in maniera solenne dalla Costituzione sono stati pesantemente disattesi, tanto è vero che la precarietà ormai è la cifra del nostro Paese da questo punto di vista. Ora, noi però abbiamo come intento anche quello di modificare in maniera più profonda il sistema produttivo del nostro Paese, verso forme ad alta intensità di lavoro, che siano utili socialmente, che consentano di sviluppare soprattutto quei lavori dove le macchine più difficilmente possono sostituire il lavoro dell'uomo. Insomma, per fare queste cose serve lo Stato, queste non sono cose che avvengono attraverso il mercato lasciato solo a se stesso. In questi anni invece abbiamo assistito a un quadro completamente diverso, a cessioni importanti di marchi italiani nei settori più prestigiosi della moda, della meccanica, degli alimentari, a delocalizzazioni, a ristrutturazioni aziendali anche laddove c'erano stati finanziamenti pubblici o agevolazioni di tipo regionale, penso da ultimo al caso della Piaggio. E del resto però l'altro convitato di pietra della nostra discussione è sempre quello del debito pubblico. Per cui per risolvere il debito pubblico e per fare cassa si mette mano a Finmeccanica, a Poste, si fanno interventi che vanno nella direzione opposta a quella da noi auspicata. Siamo in una fase di deindustrializzazione, andrebbero anche, io credo, guardati con più attenzione casi come quello della Fiat, rispetto alla quale si parla sempre e solo in termini positivi senza mai entrare nel merito delle scelte che davvero si stanno facendo. E penso a tutti quei settori strategici, da Telecom all'Italia, Finmeccanica, che riguardano settori che sono talmente importanti da determinare la qualità della democrazia di un Paese. Di questo io credo dobbiamo essere consci. Per questo allora il ragionamento sulla Golden Power, sui regolamenti attuativi che noi abbiamo proposto, per difendere un interesse nazionale
per imporre investimenti laddove sono necessari o il mantenimento di presidi industriali in questi settori. La nuova disciplina, tra l'altro, consente l'esercizio appunto di poteri speciali rispetto a tutte le società, pubbliche e private, che hanno rilevanza strategica per la loro attività, e di questo stiamo parlando, e su questo abbiamo appunto avanzato posizioni che richiedessero una rapida approvazione. Noi chiediamo quindi una posizione chiara del Governo su questi temi rispetto agli asset strategici del nostro Paese. E credo che sia fondamentale ragionare su come possiamo rilanciare il nostro patrimonio industriale, anziché alienarlo. Ora, da questo punto di vista, quindi, l'attuazione dell'articolo 2 del DL 15 marzo del 2012, poi convertito, che assegna appunto poteri speciali e che ci uniforma al diritto europeo, e questo, diciamo, è fondamentale, lo vedremo poi in alcuni casi specifici che voglio citare prima della fine. E appunto questo riguarda sia società pubbliche che private. E l'altro provvedimento fondamentale è quello sull'OPA, ripreso anche dalla mozione Mucchetti al Senato, l'obbligo di acquisizione, soprattutto facendo riferimento al caso che poi è stato emblematico nella questione Telecom, la soglia unica del 30% quando siamo in presenza di un patto dominante nelle assemblee, vedi Telco, non è sufficiente. E allora questo provvedimento della riforma dell'OPA innanzitutto deve prevedere il rafforzamento dei poteri di controllo della Consob, ma poi anche aggiungere a questa soglia fissa del 30% per l'OPA obbligatoria una seconda nei casi di accertamento di controllo di fatto. E tutto questo perché noi riteniamo, ripeto, che nei settori strategici sia fondamentale la presenza, la tutela, la garanzia dello Stato. E allora due brevi accenni alle due vicende che sono il cuore delle nostre proposte, Telecom e Alitalia. È stato accennato da qualcuno che i problemi di Telecom partono da lontano. Io vorrei dire con chiarezza che partono da come è stata fatta la privatizzazione di questa società, dal fatto che si è consentito di utilizzare la tecnica di portare in Telecom il debito maturato con l'acquisizione, e questo è stato fatto a più riprese in tutti i passaggi di proprietà della società, ed è questo che determina il debito ingente di una società che era il quinto gruppo di telecomunicazioni al mondo. Però noi vogliamo difendere la prospettiva di questo settore, che riteniamo fondamentale. E allora, da questo punto di vista, però, vorrei ricordare che difendere la prospettiva del settore è anche difendere il lavoro. E vorrei ricordare come le esternalizzazioni fatte tra il 2000 e il 2006 hanno già creato gravissimi problemi e penalizzato molto il lavoro. Su questo è stato fatto un lavoro importante e unitario nella Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera. E la risoluzione che ne è uscita, cui appunto hanno partecipato tutti i gruppi, ha portato a degli obiettivi condivisi importanti che noi abbiamo messo nella nostra risoluzione e che portiamo all'attenzione del Governo: approvare i regolamenti attuativi, la Golden Power nel caso appunto di sicurezza nazionale, il tema dell'occupazione, la garanzia di accesso alla rete per tutti gli operatori, la dimensione internazionale del gruppo, che è fondamentale per continuare a fare investimenti, per essere un attore internazionale, e non può essere anche questo oggetto di una svendita per fare cassa. E mi permetto di sottolineare anche la richiesta dei sindacati, che io colgo, appoggio e sostengo, che chiedono che ci sia un negoziato con Telefonica per garantire gli investimenti che sono necessari per portare avanti l'agenda digitale, che è fondamentale per la strategia del nostro Paese. Il secondo caso è quello di Alitalia. Anche qui, permettetemi di dire qualche parola di verità, la gestione tra il 2007 e il 2010 è stata una gestione talmente opaca di Alitalia che meriterebbe a nostro giudizio una commissione d'inchiesta parlamentare, e noi l'abbiamo chiesto dall'inizio di questa legislatura. Ovviamente, diciamo, il risultato di tutto questo è stato che sono rimasti danneggiati i cittadini italiani, i lavoratori, che anche in questo caso hanno patito grandissime perdite con la cancellazione di posti di lavoro e la riassunzione poi nella nuova compagnia Alitalia. Io credo anche qui, in sintesi, che l'Italia non si possa permettere una compagnia di carattere regionale, mal gestita, sempre sul rischio di fallimento, sempre sull'orlo di fallimento. E io sono d'accordo, noi siamo stati d'accordo sull'ingresso di Poste, perché può rafforzare la compagine, ma ci deve essere una grande vigilanza però anche sulla scelta dei nuovi possibili partner stranieri, che sono fondamentali ovviamente soltanto però se avranno certe caratteristiche. Infine, quindi, in sintesi, chiudo, noi chiediamo alcuni impegni chiari al Governo. E lo chiediamo in questo dibattito parlamentare perché spesso le mozioni, le prese di posizione dei partiti politici ci sembrano più avanzate rispetto a quello che poi
il governo è riuscito a fare fino adesso. E però il tema dei regolamenti per l'attuazione dei poteri speciali a tutela dell'interesse nazionale, l'impegno a portare avanti la risoluzione unitaria della Commissione Trasporti su Telecom, la modifica della legislazione sull'OPA e poi soprattutto seguire e porre in essere ogni atto che tuteli il futuro, soprattutto occupazionale in Alitalia, CAI, che difenda ancora i nostri aeroporti di Fiumicino e di Malpensa. E poi si tratta di arrestare la cessione degli asset del civile di Finmeccanica, e concludo davvero, perché penso che qui davvero, avendo, diciamo, essendo azionista di riferimento, si può svolgere un ruolo fondamentale. E quindi, concludo davvero, credo che grazie a noi si sia riparlato di politica industriale in questa sede. Noi continueremo a farlo anche nei prossimi mesi, vigileremo sull'attività del governo e annunciamo voto favorevole anche alla mozione del Movimento 5 Stelle, che ci sembra cogliere gran parte delle cose che noi abbiamo detto nella nostra mozione, di sottolinearle. Sulle altre mozioni ci asterremo perché ci sembrano ancora troppo deboli rispetto alla gravità del nostro Paese, che non può più aspettare. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ignazio Brignani.